I think my fur is melting. Valley of Fire, you are way, way too fiery. You okay? Oh, I'm all right. Shall we? Non credo che... Dude, I'm burning up. Me the too. Just think about cold things. And then think about them melting. Che poi non penso che Ridia abbia un buon rapporto con il fuoco. Comunque, dove dobbiamo andare? Noi dobbiamo andare... qui dove sono andata io. Passa. Oh. One wrong step and we're finished. Madonna, è tutto ricoperto di fiamme. Porca puttana. Ho preso un infarto. Se mi ricordo che prendevo degli infarti per questi colpi. Cioè, veramente mi fa perdere dei colpi. Oddio, dei Pyros. Lo sospettavo, ecco. Un altro stricciato famoso di fila a parte. Il Pyros. Con R1 mando avanti veloce combattimento. Arrivo. Il Pyros, per chi non lo conosce, è un po' difficile. Perché se conosci fila a parte, secondo me non conosce il Pyros. Intanto, grazie al Vermouth. Madonna, intanto grazie al Vermouth, al mini Vermouth, al cucino di Vermouth, l'ana contrattaccato. I Pyros sono delle bestie, possiamo chiamarle così, ci sono delle bestie magiche ovviamente, che sono i magicoidi, che se dopo un po' di tempo che combatti con loro hanno intenzione di fare i kamikaze, veramente, hanno intenzione, hanno la voglia di esplodere, infatti sono delle vere e proprie bombe, infatti ci hanno... Ah, un golem! Serve una zanna arrotondata. Zanna arrotondata. Vabbè, comunque. Dobbiamo prendere una zanna. Allora. I Pyros sono praticamente queste bestioline che se le attacca, che più combatti con loro, più vogliono esplodere. Cosa devo fare qui? Resistenza di fuoco 50, peso 4. Aspetta, ma un drago che è del fuoco, resiste a fuoco, per forza. Già fatto. Perfetto. Sospettavo perché sei un drago del fuoco. Non è se un drago, se è un drago del fuoco, non avrei stesso fuoco, mi preoccupavo. Perfetto, grazie dragone. Abbiamo attivato, abbiamo fatto sbucare fuori una radice di fuoco. Cioè, no, come possiamo chiamare una radice che si rigenera dal calore, che ne so, una roba che si rigenera dalle gambe. Comunque, ad ogni modo, i Pyros, questi qui, sono delle vere e proprie bombe vaganti alla fine, cioè, esplodono quando hanno voglia. Poi dopo non sono solo di fuoco, ci sono anche quelli tipo del ghiaccio, dell'elettricità, esistono. Ma di solito ti ritrovi quelli dell'elettricità, no, di solito ti ritrovi quelli del fuoco, quelli classici. Guarda che figo che è il dragone dietro. Ok. Dima! Oh! Anche qui dobbiamo... Scommetto che la zanna arrotondata è da dentro. Scommetto che se metto il dragone qui pesa tanto. Peso 6, pesa 6, quindi possiamo farcela. Olè! Perfetto! L'unica pecca veramente è che non possiamo cavalcarlo, cioè non ha l'abilità cavalluccio nei potenziamenti il drago. Che palle! Sarebbe stato fico. Zanna azzardata, no, arrotondata. La zanna arrotondata? Che cosa sa cazzo di zanna? Oddio, delle sottospecie di mandragola? Che brutte che sono, sono nere. Abilità... Ah, porca, questo qui è l'An. Corrigan si chiamano, Corrigan. Ho già sentito il nome Corrigan. Madonna, si fa fuori in un secondo. Scan, Rain, Scan, su Corrigan. Allora, bisogna addormentarlo e va bene, ho capito.
Addomentato, mi ha addomentato parlando di cose. Foglie del sonno. Oh, adesso ti addomento io. Vai, mia mandragolina. Perfetto. No! Sì, muoio di 3 secondi però. No, porca, proprio adesso. Va bene. Mi spiace, mandragolina. Perfetto, stavamo tornando indietro, sì, ok. Stinfarti, veramente. Ok, here we go. Oh, i pomodori volanti! Che dopo. Ne ho piscato che non sono alto, queste qui sono, le ho piscate ragazzi, bisogna farli fuori il prima possibile. Perché appunto ti danno queste cose. Allora, oggetti. Dimmi che c'ho un coso che mi ricorda per altri, ma fa recuperare coperta crescita dopo altezza, tonico, scuola di pesce. Palle, io che non porto le cose. Gran pozione, me ne feci con l'io, clessidi addò e anti... Dimenticanza, ecco. Togli dimenticanza, quindi stiamo a posto. Adesso fai Esna. Mi ricordo che ce l'aveva l'Esna, lei. Esna. Probabilmente... Cos'è fiamme di Abaddon? Vai sul rosso sangue, voglio vedere. Cos'è questa? Allora, questa è la beta speciale del drago. Peccato che sono del fuoco. Allora, sti cosi qui con dimenticato Margotto. Per fortuna che non si dimenticano di attaccare, perché poi deve essere un po'. Com'è che si faceva? Cerchio! Con cerchio salto la scena della vittoria. Adesso mi fai passare, signor Golem. Sì, give me. Dammi, ti do la tanda della carta. Tieni. Contento? Mi fai passare? Grazie. Adesso dobbiamo andare qui sotto. Ok. Qui c'è un'abilità. Congelamento. Se vuoi camminare su uno specchio d'acqua, congelamento è quello che fa per te. E funziona la pressione sulla lava a volte. Pazzesco, eh? Perciò il congelamento fuoco simbolo è quello. Ovviamente se vuoi utilizzare questa abilità speciale deve avere un squadro, un miraggio che le abbia imparate, quindi non dimenticare di tirarne fuori uno dal prismario per tempo. No, ho capito, però ok. Andiamo a vedere a proposito miraggiari. Sistemiamo un po' di miraggi. Allora, Tama, sistemiamo la nostra Tama. Forza più, critico più, magia più. Ok, posto. Andiamo avanti, passiamo a chi passiamo? All'artiglio destro. Sottomissione, vai, non so cosa sia. Vai, nessun avio di scampo impedisce ai nemici di scappare praticamente. Sincronia il tiro sinistro, metti dei infetti dalla sua compagna con quattro sinistro si è alleata. Ah, della serie che... Ho capito. Torniamo indietro. No, sono tornata troppo indietro. Basilisco, che devo arrivare a potenziarlo per far... trasformare in Valefor. Veramente Valefor lo adoro, finalmente possiamo farlo. Trasfigurazione in Valefor. Oh, adesso potremo trasfigurare in Valefor, il bellissimo Valefor. Tanto qui cosa abbiamo sbloccato? Caradrio. Che miraggio è? Sarà la versione brutta di
Basilisco, del basilisco. Ah, sbaglio tutte le volte qui, allora. Ok, giriamo ancora. Scintillo, il nostro piccolo scintillo. Sistemiamo un po'. Trasfigurazione, aggiungi livello 15, già fatto. Che abbiamo sbloccato? Poi effettuato Zigzagorg, che sarebbe un maghetto. Cos'è, un maghetto? Vabbè, comunque. Suono plus. No, perché io? Però scintillo io me lo metterei così, Allora, adesso questo qui, questo mini, questo baby mot, deve poi diventare un behemoth dal livello 33 in poi, quindi nel frattempo finiamo tutto qui. Ah, porca puttana, ira vendicativa, invece dai fisici neutri, la potenza aumenta al diminuire del più video utilizzatore. Ok, mandragola, andiamo sulla mandragoletta, qui, c'è tetto, fa bene. Forse Divaran ha l'abilità congelamento? No, non ce l'ha Divaran. B-combo, forza più, vai. E tra l'altro vi voglio dire che i mostri ovviamente che erano in squadra adesso non hanno... Non possono, non combattono mica con me. Prendono, però prendono una percentuale dei PS, che degli XP, del coso, del... mi sono dimenticata, però ok. Drago rosso, vai col drago rosso. Che tanto non ho capito perché un drago diventa di fuoco quando qui era di... era di... così, cioè... Fai vedere se c'ho l'abilità del congelamento. No, non ce l'ho chiuso. Volevo vedere fare una boiata, ok. Ma io mi chiedo come fa un drago prima ad essere uno di tuono e poi diventare uno del fuoco. Il senso. Ok, basta. Abbiamo fatto, abbiamo potenziato e nessuno ha congelamento. Se avessi voluto scegliere Nivina quando ci facciamo scegliere l'esper, io ho scelto Scintillo per conoscere Scintillo. Ma se vedevo Nivina, che è praticamente la trasfigurazione primaria con la base di Shiva, avrei potuto, però non posso. Attacco preventivo, incredibile. Adesso ti faccio male. Pam. Ah, già là, i miraggi ovviamente ne posso trasfigurare. Quindi devo trasfigurare. Posso trasfigurare da Safia. No, Safia, sì, mi pare. No, non mi ricordo più come si chiama. Come, insomma, l'amichetta di Tama, amichetta. Tra parentesi, perché ho preso poi le scatole. Stefani, non mi ricordo più come si chiama. Comunque, lei, insomma, lei. Serafi, mi è venuto in mente, finalmente mi è venuto in mente. Passiamo di qua che sta finendo il tempo per me di fare queste cose. Dove devo andare adesso? Devo andare su. Però succede qualcosa, mi sa. Sì. Caschio, lo sapevo che io Lydia non aveva tanto d'accordo col fuoco. Si è andata da questa parte. Dove è andata di là. Sì. È andata di qua. Sfascio! È la vita imprescindibile che ti permette di frantumare massi altri ostacoli che si trovano sul tuo cammino. Puoi distruggere qualsiasi cosa quanto sia tra il simbolo. Purtroppo Tam è un po' fuori allenamento, quindi è un po' ritardi nelle istruzioni che dovrei cominciare ad andare in palestra. Nel frattempo mi lascia fare i pesi massimi che hanno muscoli a volontà. Ah, ce l'ho! Ah, il dragone! Ah, non lo sapevo!
fatto è che questo non è il punto dove voglio andare, comunque meno male che non è obbligatorio. Comunque adesso ho scoperto che il dragone ha l'abilità di far fuori la gente. Tanto Lidia è messa con le spalle a un muro da un pilos. Oddio santo, che pilona! C'è un pilos con una pila a caffè, con una pila di behemoth, pilos e un volpetto nero. Che carino che è un volpetto nero, però non so che mostro. Oh, che kamikazone! Moto, perfetto, ci credo, ha fatto i kamikaze. A belle time. Ammazziamo, buttiamo su sta fila. Tanto però che mi devo ridare la vita perché... Ah! Giusto, questi fanno male, eh. Dai, ridati la vita. Ma basta colpire me, colpisci l'altro. Colpisci l'altro, cioè, scusami. Proprio. Dammi vita! No. Ha avuto le palle, eh. Oh. Adesso ti mette a colpire l'acqua, vabbè, va bene. Sinergia d'acqua. Vediamo, questo che c'è un pios dovrebbe essere efficace. Vulnerabile, critico pure. Facciamo adesso. Vabbè, fiamme di Abaddon, cacchio, però usavo così tanto. No, qui non faccio niente perché è tutto attacchi di fuoco, oh, ragazzi, dragone. Contrattacco pesante mi ha pure mancato. Dai, morite. E morite, non muoiono. Cioè, morite, cioè, caschino. Olè. Il behemoth fuori assolutamente. È diventato pure prismabile, no? Io c'ho già il mio... Allora, chi è? Nack nero! È un Nack! È un lupetto nero. Devo usare attacchi fisici. Peccato che è sul punto di morte questo piccolo Nack. L'ho pure mancato. Porca! Che male! Cavoli, tanto è sopravvissuta. Ti componi qui, muori. Ok, casco, volevo catturare quel Nack nero. Scusate, posto, aggiungiamo la nostra povera amica Lidia che... Ma sono più di un Pios, io pensavo fossero molti di meno. A un certo punto sono compassi tutti insieme. Allora devo vedere di... Ah! Madonna. Allora vediamo di sinergia d'acqua ancora su un Pios. Perfetto, è morto. Porca puttana. L'importante è che non si vogliono kamikazare. Non lo vedo. Ok, vai Lan, l'ultima sinergia. Pam, morti. Perfetto, 3 secondi. Era uno, si sono moltiplicati, però l'abbiamo fatto poi lo stesso. Decided to invade my home. The house I was in caught fire. I was all alone,
and I... Then why'd you come to a place like this? You needed someone to help you, didn't you? I wanted to conquer my fears. But I couldn't do it. The mere sight of so much fire. It was... Well, I'd say you did pretty great. Yeah, I mean, that fire mirage, you doused it in one fell swoop. Right? You've got nothing to be scared of. Fire got you down? All you gotta do then is just blow it out, baby. Blow it out, baby? That's your sage advice? She's not struggling with the fear of birthday cakes. She's not? No, dude. Then... Oh. How about this? Maybe she needs a party to cheer her up. What about anything that you're doing right now could possibly cheer her up? Oh, wait. Are you trying to make fire look cool? It's the cooler than you. You're so weird. What? I am not. Yeah, you're way past weird. Completely beyond the redemption. Hey. So, shall we? But Rydia? Go home. You've got nothing to prove. We'll let you know if we find anything. Really? How will you get past that wall of fire? Look, I'll return to Nibelheim after I put the fire out for you. Sound reasonable? Yeah, reasonlicious. You're sure? Yes. Come on. Prima di andare a spegnere quelle vortici di fiamme, fermo un attimo.